mentre siamo noi qui ci sono iniziative a Varsavia, a Praga, a Sarajevo e decine di città d'Italia ci hanno seguito con iniziative sui giusti. In fondo i giusti che difendono la democrazia, che difendono gli altri esseri umani, che difendono la tolleranza, rappresentano quello che è il fulcro fondamentale della nostra identità europea. Allora abbiamo pensato di chiudere questa giornata con questo concerto, perché l'idea di un concerto in fondo è anche l'idea che un uomo giusto arricchisce il mondo, lo rende più bello, e la musica rende più bello il mondo. Może łączyć narody. Muzyka jest językiem najbardziej międzynarodowym, lepszym od filmu, od teatru. Nie ma granic. Myślę, że dla ludzi słyszących, wrażliwych jest to niezwykła broń. Nel giardino dei giusti di tutto il mondo, al Monte Stella, quattro nuovi alberi affondano da oggi le loro radici. Un uomo dell'estremo nord spedisce un ramo di larice. A Mosca mettono questo strano regalo nell'acqua. Il larice respirava nell'appartamento moscovita per ricordare ognuno il proprio dovere, perché nessun uomo dimenticasse i milioni di cadaveri, i milioni di persone che avevano perso la vita. Ed era a nome di quei morti che il larice osava respirare, parlare e vivere. Penso che il senso di questa giornata sia ufficializzare il ricordo del bene. Secondo me è interessante proprio perché pone l'accento sul bene, su chi ha compiuto e sta ancora compiendo il bene. Quindi mi sembra che sia un grande messaggio di speranza. Ecco, mi sono innamorata di queste persone. L'anno passato, quando ci siamo recati a Varsavia per fare lo stesso concerto un po' di questa sera, nel senso che c'era il pianista polacco, poi c'ero io, e solo la differenza era che allora noi dovevamo chiedere la giornata dei giusti a livello europeo con Gabriele Nissin, per cui era stato un concerto importante nel Palazzo Reale di Varsavia. Vorrei ringraziare a nome di Garibò questi straordinari artisti che sono stati con noi per questa splendida serata. Poi vorrei ringraziare anche il Comune.
Questa è una vittoria di Milano, una vittoria in Europa, e questo è l'inizio di un cammino che noi continueremo, perché ormai la giornata dei giusti è entrata in Europa e fa parte della storia europea.